Cari amici di YouTube, ben ritornati sul mio canale. Come avete visto alle mie spalle, una piccola aiuola dove c'è una pianta di Westringia e una palma di San Pietro. E niente, avete visto che i bordi erano molto disordinati. Spesso abbiamo parlato in diversi video su come definire e rifinire i bordi. Vi avevo già fatto vedere anche il bordatore a lama verticale Diego Power, per chi volesse far molto più veloce, magari avesse tanti bordi e semplificarsi la vita. Vi avevo fatto vedere anche con la palettina, con un coltello. Oppure ritorniamo a un metodo tradizionale, che è quello della vanga piatta. Questa è una vanga piatta, la marca è Bellotta, manico in legno, è circa 1,20 m di lunghezza, 20 cm circa di larghezza, è in ferro, è abbastanza pesante, potete vedere che non è perfettamente piatta, ma una leggerissima curvatura. Questo è molto utile per fare i bordi. Adesso vi volevo far vedere come definirli. Generalmente al lavoro la utilizziamo spesso, non solo per definire i bordi, ma anche per vangare, oppure anche piantare delle volte e definire lo scavo dove poi andrà inserita la pianta. Vi faccio vedere come definire l'aiuola. Ovviamente i bordi sono già stati fatti col decespugliatore, quindi l'erba alta è stata tagliata, non ci resta che definire la parte dell'erba che tende ad andare verso l'interno dell'aiuola, diciamo. Quindi vi faccio subito vedere. Quindi non ci resta che prendere la lavanga, cerchiamo di uscire almeno un centimetro, perché l'erba con l'andare del tempo è entrata dentro, quindi ci ha ripreso almeno più di un centimetro, e quindi andiamo a rimuovere e definire tutta questa aiuola qua. Possiamo aiutarci o col piede, quindi premendo così, per chi non avesse magari tanta forza sulle braccia, oppure generalmente io ci vado con le mani. Cerchiamo di essere il più precisi possibile e poi magari la definiamo meglio. Quando battiamo, poi cerchiamo di fare questo movimento qua, ta e tac. Quindi battiamo e tiriamo via la zolla in modo da staccarla completamente. Ok? Ora vi faccio vedere come è perfetto. Vedete? Qua vanno via poi le zollette e le andiamo a togliere completamente e ripulire eventualmente i ciuffi di erba. Thank you.
piaciuto lasciate un like, qua sotto in descrizione vi metto alcuni modelli di Vang da poter acquistare su Amazon. Per qualsiasi informazione scrivete sempre qua sotto, iscrivetevi mi raccomando al canale YouTube, anche alla pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati. Con questo vi saluto, ciao e alla prossima!